Il dottor Michele Correale, quali sono le novità dello scompenso cardiaco cronico? Da un punto di vista farmacologico abbiamo avuto dei nuovi farmaci che hanno ridotto la mortalità e l'ospedalizzazione per i pazienti con bassa frazione di eiezione e mi riferisco al sacubitril valsartan. Per quanto riguarda la ricerca di nuovi modelli organizzativi, ci sono dei trial che stanno coinvolgendo sempre di più la telemedicina, il personale infermieristico motivato e che monitorizzano a distanza il peso dei pazienti. In ultimo si sta cercando sempre di più di fare rete tra diversi ospedali, tra diversi centri per poter fronteggiare questa patologia. Grazie dottore.